Diciamo che un bilancio per noi è stato molto positivo, perché prima cosa abbiamo conosciuto un mondo che per noi che veniamo dalla produzione ortofrutticola era molto sconosciuto. È stata un'esperienza molto bella, abbiamo fatto conoscere il nostro mondo a tante persone, abbiamo conosciuto il mondo di tante persone noi. Come abbiamo portato qui la nostra cucina, che è fatta da prodotti tipici campani, soprattutto prodotti del Cilento. Il Cilento, come sapete, è la patria della dieta mediterranea, è la terra in cui Ansel Keys scoprì la dieta mediterranea. Noi ci sforziamo da qualche anno di portare in giro, anzi diciamo per l'Europa, non solo per l'Italia, la dieta mediterranea. Abbiamo fatto questo accordo di partenariato prima col comune di Pollica e poi adesso con Città Slow. E ecco, siamo qua proprio, abbiamo avuto questa esperienza che oggi si conclude felicemente. E siamo molto felici, certamente la ripeteremo in futuro, anzi faremo altre cose con Città Slow, certamente. Ho avuto occasione di conoscere questi sindaci di queste città che io non conoscevo, sia italiane che straniere, con cui abbiamo già intrapreso siamo più avanti di contatti, siamo in una fase di organizzazione di eventi in comune, quindi noi prossimamente ci recheremo in alcuni comuni, a partire da Orvieto andremo in Olanda, andremo in provincia di Ferrara, incontreremo molti di questi comuni in cui cercheremo di fare iniziative insieme, metteremo anche la nostra cucina a disposizione di questi comuni per cercare uno scambio di questi prodotti tipici, di queste eccellenze. Abbiamo fatto una cosa simpatica, faccio un esempio, abbiamo praticamente fatto una degustazione con formaggio olandese con le nostre confetture del Cilento, quindi è quello che dobbiamo fare. Facciamo un incontro di sapori e di saperi, per diffondere questo messaggio, che poi non è altro che il messaggio che anche ieri sera Carlin Petrini ha fatto in piazza, una piazza affollatissima. Diciamo che i laboratori hanno avuto tutto un successo. Particolarmente a me, io che sono napoletano, sono vesuviano, a me è piaciuto molto l'ultimo con cui abbiamo concluso, quella sul pomodoro, sulla famosa caponata, la chiamiamo a Napoli, insalata napoletana, in cui si sono visti il pane cafone napoletano con vari tipi di pomodoro. Quindi penso che sia piaciuto a tutti quanti, perché abbiamo una grossa affluenza. Erano tutti i tipi di pomodoro coltivati tutti alle falde del Vesuvio, quindi è stata una cosa molto molto bella. Thank you.